Oggi ragazzi, episodio speciale di Mi fa cagare. Oggi episodio speciale di Mi fa cagare perché oggi lo faccio sul bidet, come potete vedere. Quindi non mi fa cagare, ma mi fa lavare. Sono un rovescio che viene dalla fogna e non dal mare. Mi fa cagare, mi fa cagare. Si dice che lo stadio stanno devo abbandonare. Mi fa cagare, mi fa cagare. Le news che leggo la pelle mi fanno accapponare. Mi fa cagare, mi fa cagare. Quando Sick Wolf al bagno si vuole sfogare. Mi fa cagare, mi fa cagare. Però, ma lo sciacquone tu lo tiri o no? Che cosa voglio dire con ciò? Che oggi andiamo a parlare nel mi fa cagare di qualcosa che effettivamente mi ha fatto sorridere. Allora, la prima cosa è di sicuro questa inquadratura di merda nuova. Ma che inquadratura è per il bidet? Ma cos'è che tra un po' mi si vede tutto? Sto guardando in basso. Ma che inquadratura sarebbe? Questo mi fa assolutamente cagare. Però mi tranquillizza perché, insomma, non mi sembra mi si veda tutto. E quindi non avverrà il video bloccato in questo caso. Quindi in questo caso non mi fa cagare. La seconda cosa che non mi fa cagare, ma dopo la cagata mi fa lavare, è il fatto che si stia trovando una soluzione a questo finale di campionato. La Premier League, non so se l'avete letto, ha già detto ma, ha detto proprio ma, ma, è uscito ma dalla bocca, quindi non è colpa mia, ha detto ma, cioè, ma quasi quasi non si potrebbe fare che prendiamo tutte le partite e tutte le squadre, le facciamo 90 partite tutte in un mese, tutte ad agosto, tutte fuori dal mondo, tutte a porte chiuse, che effettivamente tanto tanto torto non c'hanno, perché tu prendi le partite, prendi le squadre, fai le partite, le chiudi, tanto raga il campionato deve finire, mettetevelo in testa, il campionato deve finire, perché se il campionato non finisce l'anno prossimo chi ci va in Champions? Tutte soluzioni di merda che in questo momento non stanno né in cielo e né in terra, quindi è inutile parlarne proprio, è inutile parlarne. Poi, un'altra cosa che realmente non mi fa cagare manco troppo in questo periodo è il fatto che si rinizia a parlare di calcio e di calciomercato, perché c'è stato un momento di stallo in cui si parlava solamente di coronavirus, che è giusto, ma io parlo anche su YouTube calcio, ok? Ma anche sulle news di calciomercato. Io cercavo calciomercato, coronavirus, giusto, giusta informazione, però cerco calciomercato perché magari voglio svagarmi e finalmente si torna un pochino a parlare di calcio, perché ci aiuta un pochino a staccare il cervello da quello che è un momentaccio, un momento di merda, e io questa sto sciacquando in questo momento sul mio bidet, un momento di, intanto mi si è aperto il bidet, un momento di merda in questo momento. Ecco, apriamo il bidet per le ultime notizie, sperando che non mi scotti il culo, ecco, infatti mi sta scottando. E concludiamo questo video con qualcos'altro che non mi fa cagare. Ecco, quello che non mi fa cagare in questo momento probabilmente è il senso di unione che c'è tra le squadre di Serie A. In realtà manco troppo, perché sono quelle due o tre che mi fanno proprio cagare, veramente mi si fermano qua, ma di questo ne ha già parlato Calcio Pazzo. Guardate, io non voglio intingere di nuovo, non voglio rimettere la mano nella piaga. È una grande cagata e questo mi fa cagare. Però ad onor del vero invece c'è anche chi parla seriamente, chi prova il senso di unione, che dicono il campionato si recupererà perché deve essere recuperato. Però aspettate, non c'è bisogno di correre, aspettate raga, stanno a morire 1000 persone al giorno, aspettate, prima o poi si riprenderà, ma adesso non c'è fretta. E questa è una cosa che mi sciacqua dalla merda che ogni giorno mi lanciano addosso, e come potete sentire ho anche aperto il bidet. Fatemi sapere a voi che cosa vi fa cagare con un commento qua sotto, iscrivetevi a Calcio Paccio e noi come sempre ci vediamo su questo canale. Mi fa cagare, mi fa cagare.